Il microfono era bloccato ed è una presa troppo alta per me. Ciao a tutti signori, bentornati sull'ottimissimo Warcraft 2. E oggi siamo qua per fare una cosa molto molto... Che cazzo ha messo questa? Ah, Nico, ma allora, mi scusi Nico. Allora, primo perché mi hai messo questa cesta qua? Secondo, perché sento del rumore. Pronto? Che cazzo? Fabrizio! Ma ciao Fabrizio! Raga, è tornato Fabrizio! Ma ciao Malo! Come sta? Come hai trovato casa? Dimmi. Beh, sono contento pure io, sono contento. Niente, sei cascato qua dentro, mi dispiace. No, non so come... Non c'ho selle, poi te ne compro una, Fabrizio. Promesso, però devo fare della roba oggi, eh. Te non ti muovere. Siamo sempre dietro al farming ignorante per la nostra mega fornace automatica da 64 stack insieme. Ho scoperto che quei cosi lì, cioè, questi in realtà, questi possono alimentare più di un sawmill alla volta. Quindi mi sono messo a costruire un pochino, a portarmi avanti per questa questione. Cioè che semplicemente, come vedete dal di là sopra, adesso è brutta chiaramente, dopo miglioreremo, lo sapete, come sempre. Come sempre faremo le cose molto più meglio più avanti. Però più avanti. Allora, signori, questa è la questione. Vedete? Eh? Allora, queste due vengono alimentate dalla cascatola che parte dalla cingimola, che poi alimentano a loro volta tutti questi sawmill. Molto semplicemente, dovete mettere questi qua e girarli nella direzione giusta, perché altrimenti non trasmettono la corrente. Cioè, la corrente. Non trasmettono la questione. Adesso aspettate che ne appiccico un paio. Vedete? Va, così va. Se io a questo glielo metto, vedete, questo sta fermo, non va. Bisogna shift tasto destro. Ecco, finché non va. E adesso lì dobbiamo finire di mettere tutti. Ah! 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 Ho trovato il modo di pagare gli item barrel. Ok, ottimo, grazie. E mi ridi l'altro. Ora ne ho due. Oh, ma no, davvero! Oddio! Allora, a parte i bug e le duplicazioni degli item barrel, queste mi serviranno perché? Perché adesso dovremo fare tutto il sistemino dove parcheggiare l'item barrel. Allora. Item barrel lo parcheggerai quasi qui sotto. Ok, questo è dove arriverà il bone meal. L'altro è quello delle ossa che adesso posizioneremo tra un attimo. Ok. Perché il problema è, sono appunto le mie amiche tramoge. Perché? Perché questi cosetti bastardi, che vedete qui chiamati sawmill, non possono sputazzare in un posto normale. Cioè, loro cacciano fuori, no? Non puoi metterci, no, per sotto, come ogni item normale. Cioè, quello lo cacca fuori nell'inventario più vicino. No! Lo butta a cazzo di cane lì poco intorno. E quindi noi così dovremmo andare. Ops, scusa. Quindi dobbiamo andare a fare una quantità disarmante di queste, appunto, questi bellissimi hopper, e cacciarglieli tutti intorno, perché altrimenti non va un membro di niente. One eternity later. Ecco, no, è crashato, ok. Vabbè. Connection lost. Ok, ho problemi di connessione. Bene signori, abbiamo... Aspettate che controllo la videocamera. La videocamera c'è! Bene signori, abbiamo finito il sistemino. Ho dovuto formare un bel po' di ferrame, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E questo è il sistema completo. Ovviamente, come vedete, ho usato gli hopper duct al posto degli hopper per fare le giunzioni. E alla fine, se io non l'ho provato, non l'ho provato, quindi adesso lo andremo a provare, prenderò un pezzettino e lo lancerò tipo qua. Perfetto, funziona. Diciamo che dovrei provare da tutte le parti, ma mi tiro il culo. Quindi, ora ho messo già sopra il barrellino con le ossa.
Adesso dovremo andare a fare il sistema che ci permetterà con i tubi di smistare automaticamente in tutte le milestone contemporaneamente. Sono già stanco, solo per averlo detto sono già stanco. Dobbiamo prendere anche queste plate qui, perché altrimenti ovviamente i nostri pipe vanno ad interfacciarsi anche con quello che non ci interessa. Ok ragazzi, è ora di metterle tutte, quindi qua, 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 qua. Perché metto il tappetino? Come vedete l'interface altrimenti si interfaccia con qualsiasi inventario con cui viene a contatto. Ergo, dato che... Ah, porca trottola. Dato che l'hopper è un inventario, si interfaccia anche con l'hopper, giustamente. Anche se penso che funzioni con un inventario solo per volta. Eccoci qua, fatto e strafatto. Adesso dovremo interfacciare... no, mi scusi, questi. Eccoci qua, signori, abbiamo formato tutto il necessario. E adesso abbiamo le nostre bellissime item responder, che potremo tutte settare su, ovviamente... blacklist, senza nessun problema. Perché tutte su blacklist? Perché semplicemente in questo modo non avranno nessun problema. L'unica cosa è, posso... ok, posso inserirle anche così dritte, perfetto. Ok, ora dovrò finire questo lavorino del membro prima di tutto. Ok, 32 erano, perfetto. Beta, whitelist, blacklist. Ok, prendiamo ora la... No, non è questa che mi interessa. Queste non mi interessano per ora, le tengo qua. Ok, e adesso colleghiamo tutto con molta calma, chiaramente, perché sono entrato dalla parte sbagliata. Vabbè, poi uscirò anche dalla parte sbagliata. Non è un grosso problema, non è un grosso dilemma. Allora, qui mi manca questa, l'extractor chip in blacklist, quindi estrarrà tutto. Esattamente, ecco qua le nostre ossa che vanno in giro fino a riempire completamente tutte le nostre... E qua non c'è più niente, e sono stronzo perché sono andato giù. Questo invece è un extractor chip sempre in blacklist. E mi servirà, tra l'altro me ne servirà un altro di extractor chip, ma si può fare abbastanza tranquillamente. Io continuo a sbagliare strada perché di qua non posso passare. Perché ora andiamo a ragionare su portare gli item qui dentro. E anche se ritengo forse uno per basti. Ma io sono stronzo, cioè dato che posso farlo, no? Il sistema con i tubi, ma perché? Facciamolo, sprechiamolo. E mo dove l'ha messo? Ok, va bene. E do un altro e shift up. Va bene. Allora, ora qui bisogna metterci l'extractor. Va qua. Mentre il responder in va qua. Ok, questo è in whitelist, non mi interessa. E poi sopra ci va la mia bellissima ender chest, che mo come cazzo gliela metto. Che fatica con sti patecchi ogni volta. Eccola qua. E qui ci vanno le ossa e andranno a spargersi per il mondo. Vedete? Qua sta aumentando con i suoi tempi, con le sue questioni. Io comunque ci parcheggio due di questi come prima. E qui ci metto... Ok, l'extractor in blacklist, e questa è in whitelist, questa è in blacklist, uno mi basta, e ne metto uno qua. E poi metto la mia ender cestina qui. E voilà. Il sistema è completo. Qui passeranno le ossa, ovviamente adesso non ce ne sono perché non ho farmato, e vado a mettergliene un po'. E niente, il sistema è pronto per funzionare. Ora 32 milestone che lavorano contemporaneamente per produrre bone meal. Io in questo modo posso mantenere quella lì, tante di queste accese, mentre sto alla farm di scheletri che continuerà a produrre
Cioè, Farm Discredit produce, la roba va a smarmellarsi, una volta smarmellata va, andrà, cioè la prossima volta farò le varie farm di legna che produrranno la legna che andrà a sua volta a bruciarsi creando l'ottimissimo charcoal che verrà utilizzato per le fornacchie. Molto semplicemente. Quindi io vi invito a lasciare un like, iscrivervi, condividere e andate a seguire tutti i canali che lascio in descrizione, che sono quelli della Orcast. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.